e adesso di cedere la parola al professor Schittulli. Io vorrei ricordare che il professor Schittulli, oltre ad essere stato presidente della provincia di Bari, è un chirurgo e quindi soprattutto, e credo, se non ricordo male, tra i fondatori della LID, ma attualmente è presidente della Lega Italiana dei Tumori, quindi mi ricollegherei principalmente a questo, perché la nostra idea è un po' un progetto audace visionario, quello di fondare una lega che è diventata così importante nella lotta alla prevenzione dei tumori, e quindi le chiedo, al di là di parlare di questo, un po' come abbiamo chiesto al presidente Bertinotti, chi rappresenta per lei un audace visionario magari nel suo mondo. Grazie. Parto da alcune considerazioni. Intanto la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è l'unico ente pubblico su base associativa esistente nel nostro paese, un ente pubblico che 3 anni fa è stato anche dichiarato di notevole rilievo, ma su base associazionistica, quindi c'è un'autonomia a livello provinciale, ed è stata creata, fondata da maestri e chirurghi nel 1922, quindi siamo già ad oltre 95 anni dalla sua fondazione. L'obiettivo principale della Lega è quello di poter creare la cultura, diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita, perché sappiamo che il cancro, che è la più antica e la più crudele delle malattie che abbia colpito l'essere umano, è una malattia ancora oggi destabilizzante sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto fisico, anche se sappiamo molto rispetto agli eti. È una malattia ambientale su base genetica, l'ambiente è l'uomo che lo modifica, che lo altera, e quindi è l'uomo stesso che va a sviluppare questa malattia, che è in forte crescita. Voi considerate che oggi oltre 1000 italiani avranno una diagnosi di cancro, ai quali si aggiungeranno 1000 di ieri e di oltre 1000 di domani. Complessivamente quest'anno avremo oltre 370.000 nuovi casi di cancro, però c'è da dire che se c'è un'incidenza che tende a crescere, c'è anche una sia più lenta ma continua diminuzione della mortalità. Quindi ci si ammala di più, ma si muore per fortuna di meno. Siamo già arrivati ad oltre il 60% di guaribilità di tutti i tipi di cancro. È una malattia comunque occidentale, occidentalizzata, legata al progresso tecnologico, al progresso scientifico, al progresso sociale anche della persona. E qui quindi un impegno molto, molto forte. Io ho avuto la fortuna di conoscere Umberto Veronesi. Sono stato onorato di essere un suo allievo, ho frequentato l'Istituto Tumori di Milano, allora sin dal 1976, la prima volta, io mi ero laureato nel 72, nel 76 avevo già scelto di dedicarmi all'oncologia e in particolare ai tumori che colpiscono la donna, vedendo nella donna anche la figura preminente di una società. Mi dico sempre che un mondo senza donne è impossibile che possa esistere, un mondo senza uomini sì. Questa la dice lunga sull'importanza del ruolo della donna. E lì ho avuto la fortuna di conoscere, ecco, questo audace e visionario uomo che è stato Umberto Veronesi. Ma soprattutto le donne, ma anche in maniera particolare. Audace perché nel rispetto di quella che è la figura femminile inventò la guadantectomia, cioè la conservazione di questo organo del seno, che è il simbolo della femminilità, che svolge 3 funzioni nobili: una funzione materna, una funzione estetica, una funzione sessuale. Beh, lui inventò la guadantectomia e non la presentò al congresso di chirurgia generale, ma inviò il suo aiuto, che era Salvatore, a presentare al congresso di chirurgia italiano a Roma, alla presenza dei massimi esponenti del mondo della chirurgia, c'era anche il chirurgo del Papa, questa sua invenzione. E cioè di non eseguire più un intervento di mastectomia, ma di eseguire un intervento limitato, conservativo, che potesse mantenere questo organo. È una sfida molto forte, tant'è che al povero
Bruno Salvatori, appena iniziò a parlare di questa tecnica, gli tolsero la disponibilità di poter parlare. Chiuso il microfono e lo inviarono in platea. Però Veronese era anche testato, tenace, e continuò in queste imprese. Imprese che all'inizio fu combattuta anche dagli americani. Lui poi inviò anche a Pittsburgh da Fisher, che era l'alter ego di Veronese, perché si discuteva se la malattia fosse la malattia sistemica oppure da considerare una malattia loco-regionale. E Umberto andò avanti, a distanza di 10 anni cominciò a presentare i propri dati, dati che aveva mantenuto nel tempio dell'Istituto Nazionale dei Tumori per 7 anni. E poi al 10° anno di esposizione venne fuori sul New York Times in prima pagina questa nuova tecnica. Di là c'è stato il là alla questa nuova in campo oncologico, pensate alla fine degli anni 70, dire di una donna che cosa vorreste dire, manifestare alla donna la possibilità di risparmiare questo organo, da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico, ed è diventato così anche un mezzo di saper educare la comunità nel campo della prevenzione, perché la donna si sentiva quasi incentivata a sottoporsi ai controlli, perché sai che se si scopre un tumore di fase iniziale, come il tumore al seno, di pochi millimetri, io vengo dalla sala operatoria e oggi ho sentito 4 interventi, 3 conservativi, ma una donna di Castrovilla, della Calabria, ho dovuto eseguire una mastectomia. Qui ci sarebbe molto da parlare del nord sud, della difficoltà nostra rispetto ai nostri connazionali del nord, che hanno avuto la fortuna anche di avere evidentemente rappresentanti delle istituzioni più sensibili a questo argomento, e quindi li hanno messi nelle condizioni di poter eseguire tante di quelle opportunità, di portare avanti tante di quelle opportunità a livello di servizi proprio nei confronti della persona. E la responsabilità, diciamo, che è un po' di tutti noi, di ognuno di noi. Detto questo, la donna è andata avanti. Oggi il cancro al seno non fa più paura. Oggi abbiamo una guarigione di tumore al seno di oltre l'80%, 80-85%, potremmo arrivare al 98% oggi, se mettessimo in atto tutto ciò che abbiamo già a nostra disposizione. Perché noi abbiamo assistito a una sorta di rivoluzione dell'imaging. Oggi noi abbiamo la possibilità davvero di sezionare i nostri organi fettina per fettina, di poter scoprire una lesione di pochi millimetri e quindi di poter garantire la guaribilità di quella neoplasia, di quel tumore, di quel cancro. E noi dobbiamo cercare appunto di far sì che gli uomini che rappresentano le istituzioni investano in salute e non in malattia. Anche se investire in salute significa investire in una progettualità tra 15-20 anni, e quindi da un punto di vista, tra virgolette, elettorale, a questi nostri rappresentanti non conviene investire nel dopodomani, ma nell'oggi. Ma qui c'è la differenza dello statista rispetto al politico con la prima muscola per le vie politicate. Ma detto questo, Umberto è stato per me un maestro, ho saputo abbinare la scientificità con l'umanità, sempre parole confortevoli, sempre il sorriso, sempre la carezza, guariva forse più con il suo carisma che con le medicine che poi venivano somministrate alle nostre donne, con la vicinanza e l'importanza dell'apporto umano, della mission che dovrebbe avere un medico. Oggi purtroppo è stata smodulata questa mission. Oggi il medico, quella di questa mattina, mi hanno presentato un nuovo blocchetto di 14 pagine che ho dovuto leggere a garanzia dell'intervento chirurgico
ma sono 14 pagine fitte, per questo ho fatto fare le mie assistenti, perché abbiamo burocratizzato tutto. E il medico, l'operatore sanitario, invece di prendersi cura della persona o del malato, deve prendersi cura del costo della persona o del costo del malato. Con una burocrazia esasperante, non ha più il tempo di colloquiare, di parlare con il medico. E questo è un fatto gravissimo. Soprattutto un malato di cancro, non chiede altro di essere ascoltato. Ecco, l'aspetto umano che deve cercare, non voglio dire di intervenire su quello scientifico, ma di camminare sullo stesso binario, di correre sullo stesso binario. Poi, veramente abbiamo fatto delle esperienze insieme. Ho solo un rammarico io di non averlo ascoltato quando, però forse siamo pari, no, non per quello che vi dirò, con Umberto, perché lui nel 78 disse Francesco non andrei giù, rimani qua. Oggi non saprei, oggi come oggi, vi dico che avrei scelto di rimanere a Milano no, e no. Però feci la scelta di dire no, per la fortuna è stata che ho avuto sempre questi contatti. Non voglio dire quotidiani, ma settimanali, se volete sì. Poi c'è stata un'esperienza, e quindi questo è il mio rammarico, poi c'è stata un'esperienza legata all'impegno civico, tra virgolette. L'impegno civico, beh, saluto il magnifico. Prego. Poi c'è stato l'impegno civico. Umberto era stato sollecitato a candidarsi al comune di Milano e mi chiamò e mi disse, mi chiese se cosa ne pensassi, cosa ne pensassi. E io dissi, Umberto, sicuramente sono problemi da questo punto di vista. E verso proprio nello studio suo, dissi quello che mi sarebbe stato il mio impegno, visto che a Milano c'è un esercito di pugliesi e quindi avrei contribuire al fatto. Dopo una settimana mi chiamo messo, Francesco Lavri, non era più subito di un vicino che lo suo, perché se mi cambiassi dovevo lasciare. Questo mi lasciò molto perplesso, perché io avevo trovato anche Bucalossi, il mio maestro, era il sindaco di Milano, che era stato il ministro, eccetera. Lascio perdere che questo è accaduto nel 77-78, 2007-2008. Nel 2008 poi mi chiese un impegno civico e si candidò al Senato della Repubblica. Sempre nel 2008, poi nel 2008, mi fece la proposta di candidarmi alla provincia di Milano e questo è stato il nero della mia vita. Io lo chiamai perché non avevo più il compito di mio padre e gli chiesi la mattina alle 7:30 del 4 ottobre del 2008 che alle 7:30 rispondeva sul cellulare, ma era già inizio di quello che così come quando diventò ministro, perché non è detto che comunque vi racconto, ma diamo questa. E gli disse, Umberto, mi hanno proposto di candidarmi o al Parlamento europeo o alla presidenza della provincia di Trani. Che faccio? E disse, sai che io da qualche mese sono senatore, sì, ma a me l'hanno proposto l'altra compagine. Bene, non esiste tanto compagine, questo credo che potete accettare perché ho cose che noi che abbiamo già dato in campo di sanità, diamo anche questo impegno civico, senza però torturare la professione. E io dice, beh, e che faccio? Diciamo, se tu devi lasciare la professione, fai un candidato al Parlamento europeo, se invece devi vuoi continuare la professione e ti consiglio di continuare. Canto la provincia,
cosa che feci. Dopo tre anni, noi ci andavamo spesso su Roma, dopo tre anni mi disse, Francesco, mi hai dato un solo consiglio sbagliato nella mia vita, quello di candidare, perché io ora mi metto, perché le persone come noi non possono stare. E lui usava sempre come la massima espressione volgare era di e quindi aveva ragione di questo capo. Poi mi ha fatto chiuso l'ultimo aneddoto, lo sapete che Umberto è stato sempre impegnato nel campo della ricerca, soprattutto abbiamo portato avanti questa qui, progetti di Milano Bari, ha prodotto l'Istituto Oncologico di Bari. Guardate che si conosce Bari, tanto di essere così definito, e lui lo ha voluto, siamo stati qua senza che nessuno lo sapesse, è stato poi una notte intera, due giorni, per modulare il come istituire il oncologico. L'8 dicembre del 1999 organizzo un convegno sul tumore al seno al Palace qui a Bari, viene il presidente della LIC nazionale, Federico, e Umberto ovviamente, e vengono a cena alla Pignata, la sera il presidente uscente della LIC, Federico, dice a Umberto, l'anno 21 gennaio ci saranno le elezioni del 2000, ci saranno le elezioni perché i presidenti nazionali della LIC non sono parlamentari, non vengono nominati, vengono eletti. Vengono eletti da tutti i presidenti delle sezioni provinciali d'Italia. E mi disse su chi dobbiamo puntare. E Umberto disse, sta lui, Francesco. Poi ci siamo visti a gennaio. Vengo qui eletto presidente nazionale della LIC, questo accadde a marzo, andai da lui e dissi, beh Umberto, mo tu devi entrare nella LIC, tu sei pazzo. Sono andato a lui, non accetto, perché allora in una situazione ho chiamato anche un presidente del Comitato Scientifico Nazionale, insomma, il presidente del Comitato Scientifico Nazionale. No, non mi faccio guardare il nostro rosso, tu sai i rapporti che ho con l'AICE, mi chiedo, l'AICE fa ricerca, fa prevenzione, anzi, ma no, Francesco, morale della parola, accettò il mio invito. Il 7 aprile del 2000, Umberto Leonis diventa consigliere della Milita Cottano per essere presidente nazionale del Comitato Scientifico della Milita Cottano. Ma io e gli vedai che ti porterà fortuna, mi faccio ingoiare questo rosso francese. Dopo 15-16 giorni fu nominato ministro, fu chiamato a dirigere il Ministero della Sanità. Io felicissimo andai e disse, hai visto anche che mi porto di fortuna. Qualche giorno dopo mi chiamò a Pecchio e mi disse, prendi a spiegare che io non mi devo rimettere. Mi chiede, scusa, perché devi rimettere? Mi devo rimettere perché non posso parlare contro loro controllato. Sarò in zona del giorno, facesse da controllore controllato, cosa che fa. Quindi gestisce anche ciò che è il programma invece di controllare e mi dice no, mi devo mettere per forza perché il lente la Lega Tumori è vigilato da questo ministero, io do il contributo, quindi non vabbè, tu fai una lente di io me la dimostro non faccio guarda qui. Dopodiché gli chiesi, abbiamo sostenuto 20 qua la prevenzione, abbiamo lanciato la lista, abbiamo rilanciato. Considerate che allora il contributo che dava il governo alla vendita di Antaroli era di 1.600.000 lire. Disse per fare uno schema, una programmazione, per fare la programmazione, uno schema, certo, questa campagna di prevenzione a me ne confronti qualche risposta.
non era buono letto, mi presentai la mattina alle 7:30 al ministero, la prima, non c'erano tutti i ministeri, ma anche di camicia, ho fatto tutto, assediamoci nel mio caffè, dopo due tenuste, mi ho preparato, mi sono preparato, qua 20 miliardi ci riusciamo, ma se cazzo, 20 miliardi, da 1.600.000, ma vabbè, allora facciamo una lista, facciamo prevenzione per tutti i territori nazionali, non possiamo comprare, no? Ma no, 20 miliardi, da 1.600.000.000 di lire, 20 miliardi di lire, morale della favola. Dopo il primo progetto, che lo vedremo insieme, visitato, cioè 11 miliardi e mezzo. Cioè Umberto ha creduto nel ruolo della prevenzione, credeva, ecco, l'audacia di questo uomo, in quello che faceva. Ed è stato sempre coerente. Lui io poi dopo un anno, non fu più ministro, perché ovviamente le persone vanno dopo un anno, se ne devono andare, un ministro, io dissi, mi ero dimenticato la lettera nel cassetto, per cui tu ritorni a fare il presidente del comitato scientifico, cosa che fece. Umberto è venuto meno 15 mesi fa, le ultime parole, ed è venuto meno stando a casa, con una sofferenza crescente, soprattutto negli ultimi 3 mesi, tant'è che la sera stessa, quando mi presentai, la sera quando andai a casa, la signora Giuci, la moglie, disse Francesco Guini, finito di soffrire, le ultime parole che ha detto da qualche giorno, lasciatemi andare. Cioè è stato dignitoso anche nel finale della sua vita terrena. Lui era una gnosta, abbiamo fatto diverse discussioni in auto, nella sua auto, quando sono stati avute persone che vanno a fare, lui amava il cioccolato, per esempio. Abbiamo fatto queste di tante cose che abbiamo, ci siamo dire. È stato un maestro di vita, di scienza. Vi dico soltanto che cosa ha insegnato a tutti noi, i 3 valori della vita, a parte ciò che diceva la maturità, ma i 3 valori della vita, quindi dell'uomo, devono essere tolleranza, solidarietà, e metteva al primo posto libertà di pensiero, tolleranza e solidarietà. Questi sono gli stati gli insegnamenti di mio maestro.